Niente codici criptati e sigle segrete. Il codice lo piccolo non avrà bisogno di essere decifrato. Ci sono nomi di commercianti e imprenditori, e poi quelli di numerosi affiliati alle cosche palermitane. Nei pizzini riconducibili ai boss Salvatore Lo Piccolo e Andrea Adamo, tutto è scritto in chiaro. Una miniera di informazioni che apre nuovi scenari di indagine. Ti elenco le entrate, c'è scritto infatti all'inizio del libro mastro. Seguono colonne di numeri e nomi. Da una prima lettura viene fuori che le vittime pagavano da un minimo di 500 euro a un massimo di 10.000 euro al mese. Un giro d'affari annuo di circa 30 milioni di euro, a cui vanno aggiunti i lucrosi guadagni dei traffici di droga e degli investimenti con i cugini americani. E adesso parte la caccia al suo inestimabile tesoro. Una prima traccia ai sostituti procuratori della DDA Domenico Gozzo e Gaetano Paci l'hanno trovata nelle scorse settimane in una banca svizzera, dove sono finiti sotto sequestro 2 milioni di euro ufficialmente di proprietà dell'imprenditore Paolo Sgroi, patron dei supermercati Sisa, ma riconducibili proprio al boss. La documentazione era contenuta in gran parte in una valigetta di cuoio che Salvatore Lo Piccolo portava sempre con sé, in cui sono state trovate anche banconote per 100.000 euro. Una sorta di ufficio mobile di Cosa Nostra che adesso è nelle mani degli investigatori. Dai pizzini emerge anche un problema di reggenza. La famiglia mafiosa di Brancaccio, che faceva capo ad Andrea Adamo, era diventata una sorta di braccio destro, un aiutante di campo. Al comando del noto quartiere palermitano sarebbe arrivato un altro boss di fede corleonese, di cui gli investigatori conoscono già l'identità e che sarebbe molto vicino al latitante trapanese Matteo Messina Denaro.